Buongiorno, finalmente un nuovo video, non vedevo l'ora. Oggi vedremo insieme come ho realizzato questo video. Dalla scelta delle clip al montaggio alla colorazione, quindi proprio tutto, anche tutti gli strumenti che vi ho descritto nei primi video del canale. E questa è la prima parte, ce ne saranno altre che caricherò nei prossimi giorni, così sarà più facile da seguire. E mi raccomando, qualsiasi dubbio, domanda, consiglio, lasciatelo nei commenti che non vedo l'ora di leggerli. Ci vediamo sul computer! Allora, io ho già aperto DaVinci Resolve sul progetto. Questo è il video che vi ho fatto vedere all'inizio. E per prima cosa ho importato all'interno del progetto le clip dall'hard disk, e in particolare sono tutte clip che ho girato quest'estate con la GoPro. Quindi adesso voi vedete già la media pool piena di materiale che ho importato attraverso questo pannello che mi mostra tutte le risorse all'interno del mio computer. Questo è l'hard disk. E dopodiché ho navigato nelle varie cartelle e da quelle che mi interessavano ho preso tutto il materiale per il progetto e l'ho importato qui. Come vedete, ho creato diverse cartelle per i diversi tipi di contenuto e poi ne ho lasciati altri un po' sfusi. Devo ancora lavorare sull'organizzazione, ma a questo punto dalla media pool mi sono spostata sulla pagina del montaggio. E attraverso il pannello di lato a sinistra vedete che ci sono tutte le clip che ho importato e che vi ho fatto vedere nella pagina media. Ho importato appunto quelle che mi interessavano sulla mia timeline. Per scegliere l'ordine in cui posizionare le clip all'interno della sequenza, ho deciso di cercare un movimento continuo tra di esse in modo da renderle fluide e renderle come una sorta di racconto. Allora, la prima clip è questa. Che ho scelto come prima perché è un po' introduttiva, nel senso che il soggetto è nascosto dall'acqua inizialmente e poi viene rivelato pian piano. Come seconda clip, invece, ho scelto quest'altra, perché riprendeva la posizione finale di quella precedente e perché è molto vicina al soggetto, quindi crea ancora quella sorta di mistero, diciamo. Nella clip originale, il soggetto, che tra l'altro è mia sorella gemella, avvicinava le mani. Invece, per legare questa clip alle successive, in particolare a quella seguente in cui si aiuta a scendere allontanando le mani e spostandole verso la superficie, ho invertito il video e ho fatto sì che il movimento fosse un allontanamento delle mani, come avete visto. Ora direi di chiudere un po' di pannelli in modo da ingrandire bene e vedere meglio il video. Poi ho scelto quest'altra clip. E ho sempre cercato una connessione con quella precedente e quella successiva. Come vedete, in questa mia sorella si sistema i capelli sotto l'acqua e studiando le diverse clip ne ho trovata una in cui faceva esattamente lo stesso movimento. Quindi ho cercato di collegarle in modo da far sembrare il più possibile che il movimento fosse lo stesso. E lo stesso fatto con queste ultime due clip, in cui ho cercato di legare il movimento di mia sorella che si volta sott'acqua. Prima di guardare tutte le clip, non sapevo di poter creare un movimento unico come questo, infatti ci ho messo un po' a decidere l'ordine e a cercare di far combaciare il più possibile
i diversi movimenti. Dopo averle posizionate e tagliate e ordinate in sequenza, ho zoomato tutte le clip che in realtà erano state girate con la GoPro orizzontalmente. Quindi ho dovuto zoomarle tutte in modo da far sì che nell'aspect ratio che ho impostato per questo progetto riempissero tutto il frame, tutta la dimensione del frame. E poi voglio parlarvi un po' anche dell'audio, degli effetti sonori e della musica. Allora, trovare la musica ci sto davvero tantissimo, però poi quando trovi quelle giuste è fantastico. Un'altra cosa su cui sto cercando di lavorare nei piccoli video che sto realizzando sono gli effetti sonori. In questo caso ero facilitata perché ho usato solo un effetto sonoro che è quello del mare e per farlo non ho dovuto cercare su internet, ma ho utilizzato gli audio delle clip originali, tagliando solo i punti più fastidiosi in cui ci sono quei rumori che si generano sott'acqua con la GoPro o credo con qualsiasi macchina fotografica o videocamera. Vedete che ho utilizzato due tracce per gli effetti sonori e poi ho utilizzato una terza traccia con la musica principale. Ho sfumato alla fine tutte le tracce audio, utilizzando questa testina che si crea automaticamente su ogni clip audio e che permette appunto di sfumare l'audio. A questo punto direi che del montaggio abbiamo visto tutto. Come vi ho detto, è stato abbastanza semplice, non ho creato transizioni, solo alla fine, in chiusura del video, ho aggiunto una dissolvenza verso il nero attraverso il pannello Effects Library, Video Transitions e Deep to Color Dissolve, impostando come colore finale della transizione, che vedete qui, il nero. Adesso direi di spostarci sulla parte un po' più ostica, cioè la colorazione. Quindi ci spostiamo nella pagina Color.